Abbastanza bene, non c'era molta presenza di espositori, però i clienti c'erano e abbiamo anche lavorato, diciamo. Non una fiera al top, ma considerato il periodo che non era il migliore dell'anno, una fiera discreta. Non è che la fiera poteva risolvere quelle cose che si sta vivendo tutti i giorni. Nel complesso, diciamo, siamo abbastanza soddisfatti. Molte luci e qualche ombra, si chiude così l'edizione 2023 di Oro Arezzo. Dopo effettivamente i 2 anni di Covid che l'hanno vista chiudere e l'anno scorso che ha avuto un calendario, diciamo, meno favorevole, invece quest'anno siamo ripartiti con le sue date, con i suoi buyer, con le aziende, e la tendenza è molto positiva e molto buona. Già siamo sui livelli del 2019, quindi molto bene, e anche rispetto all'anno scorso, insomma, siamo crescite doppia cifra. Nuovi contatti anche veramente da paesi che prima non si erano mai visti, quindi positivo, direi. Quantomeno per i mercati nostri abbiamo avuto diversi clienti, quindi siamo stati soddisfatti. Quali sono i vostri mercati? Beh, tendenzialmente, diciamo, siamo sui mercati arabi e Medio Oriente. Non è stata per me una fiera entusiasmante. Avrei preferito più presenze, sinceramente, dal punto di vista europeo. In città sono arrivati oltre 350 espositori e 400 buyers provenienti da 45 paesi, tra i principali mercati di sbocco del settore orafo-gioielliero italiano. Per Arezzo il mercato principale resta Dubai come hub di distribuzione per tutto il Medio Oriente, ma l'America è comunque un mercato sempre importante per noi, e la Turchia è diventata, soprattutto negli ultimi anni, un hub. We are happy. We are one of the oldest Turkish company exhibiting here. We have many customers, especially from Italian companies. Good show. Arezzo nel 2022 si è confermata prima provincia esportatrice di beni preziosi con 3,2 miliardi di euro, pari al 31% del nazionale. Assolutamente, il Made in Italy è in un momento molto brillante, quindi va sfruttato soprattutto qui ad Arezzo, che rappresenta il distretto più grande in Italia. Riflettori accesi anche sulle tecnologie produttive. Abbiamo avuto viste di vecchi clienti e anche di nuovi clienti che vogliono approfondire questo discorso sotto l'industrializzazione dei loro nuovi macchinari. Vediamo, ecco, come andrà il dopo.